Buongiorno care, benvenute in un nuovo vlog. Allora, oggi giornata bella piena, infatti ci tenevo a vloggare perché diciamo andrò anche in un posticino carino. Comunque mi sono appena svegliata, prima cosa ho subito aperto il letto e adesso colazione. Apriamo la lavastoviglie che di solito è la prima cosa che faccio la mattina. Se la sera già dormo, quando la lavastoviglie finisce, se no di solito la apro anche la sera. Di solito non è la prima cosa che faccio, svuotare la lavastoviglie, assolutamente. Prima faccio colazione, mi sveglio un attimo e poi inizio a fare le cose di casa. Questa mattina per colazione ho intenzione di prepararmi un bello yogurt. Penso che mi preparerò questo qui di Activia, che è bianco ai cereali. Mi sono appena resa conto che ancora non vi ho mostrato la new entry in cucina, ovvero questo mobiletto di Ikea, Kallax. Penso voi lo conosciate già perché veramente lo vedo in casa di qualsiasi persona che attualmente sta arredando casa moderna. C'è chi lo mette nelle camerette, chi al bagno, noi l'abbiamo messo qui. E tra l'altro anche questo in realtà è Kallax, però qui l'abbiamo messo per orizzontale con i piedini. Con tutti i vari sportellini, cassetti, eccetera, eccetera. Mentre noi l'abbiamo messa per verticale. Perché l'abbiamo messo? Allora, innanzitutto mi serviva uno spazio per la friggitrice ad aria. Non mi piaceva, insomma, da lasciare proprio qui sopra esposta, visto che la uso tantissimo, però la volevo a portata di mano. Qui in cucina non avevo spazio tra i sportelli, quindi abbiamo pensato che questa potesse essere un'ottima soluzione. Quindi questo è il posto della friggitrice ad aria. Qui in realtà è ancora vuoto. Pensate poi che da Ikea questi cestelli qua sono finiti. Sono completamente finiti, ci sono ormai nuovi modelli che però sempre in vimini, ma erano troppo diversi rispetto a questi che già abbiamo, quindi abbiamo preferito prenderne alcuni bianchi e fare qualche spostamento. Ad esempio, il cestello che era qui in vimini, come questo, l'abbiamo levato, qui abbiamo messo quello bianco e l'abbiamo spostato qua a vista perché secondo noi insomma era più bello da vedere in alto. Qui sopra ancora devo arredarlo, devo decidere che cosa mettere, voglio acquistare qualcosa, vediamo, insomma, ancora devo decidere. Guardate che luce questa mattina, cioè c'è una luce pazzesca, adesso faccio tipo versione fantasma. Vabbè, direi che è arrivato il momento di fare colazione. Questa giornata è iniziata benissimo perché c'è un sole stupendo e io ho fame come al solito. Ho preso la ciotolina di Ikea, adesso vado a mettere lo yogurt, questo qui di Activia, che ha tutti i pezzettini di cereali, secondo me è buonissimo. In realtà non è la prima volta che lo prendo, mi ricordo di averlo già preso ed è un sacco buono. Ultima pulita al vasetto e assaggio d'obbligo. Buonissimo. Se lo trovate, prendetelo, sia per merenda, per colazione, veramente buono. In realtà è buono anche da mangiare così semplice, infatti non penso che andrò a mettere troppissime cose sopra perché ha un gusto veramente buono rispetto al classico yogurt bianco. Allora, sono super indecisa questa mattina su cosa mettere. Se avete visto il video su come organizzo la cucina, se non l'avete visto vi lascio qui il link. Appunto questo è il cestino dove metto tutti i condimenti per i yogurt, i porridge, insomma c'è la polvere di cocco, le gocce di cioccolato, le mandorle, le noci, insomma di tutto e di più. Eccolo qua. Però ripeto, essendo così buono, così dolce, in realtà innanzitutto il miele per dolcificare non serve veramente in questo caso con questo yogurt. E mi dispiacerebbe anche andare a coprire il sapore con ad esempio queste polpe alla frutta che compro sempre, ad esempio questa qui è alla pera, questa è alla prugna. Adesso ho finito di fare colazione, è arrivato il momento di, insomma, di controllare le varie agende che sto utilizzando in questo periodo. Ve le ho già mostrate anche, su Instagram e vi sono piaciute entrambe tantissimo. Mi sono state entrambe regalate a Natale, una da un'amica e una da mia cugina, che appunto mi conoscono bene e sanno che tipo di regalo farmi, perché è stato super super apprezzato entrambi i regali. Un'agenda la uso in un modo e l'altra insomma in un altro, che poi magari vi spiegherò se vi interessa come argomento su come mi organizzo
mezzo su come pianifico, diciamo, le giornate con le agende cartacee e ogni tanto utilizzo anche il calendario dell'iPad. Comunque, prendiamo l'agenda e mentre finisco la mia tisana, controllo tutte le cose che devo fare e vabbè, i vari impegni non ci sono, nel senso che comunque oggi è sabato e è una giornata free, libera, quindi non ho cose in particolare da fare, però sicuramente qualcosa avrò segnato perché segno sempre qualcosa tutti i giorni, è raro che io non abbia proprio niente da fare. Vabbè, ho iniziato da pochissimo questa. Momento skincare, vado ad utilizzare questi prodotti della Yves Rocher che sto testando ultimamente, mi stanno piacendo un sacco. Giusto la crema, c'è scritto che è per pelli miste, però sinceramente ve lo dico, insomma, io ho la pelle grassa e mi sembra che me la lascia ancora più grassa, non lo so, forse è un'impressione. Mentre questi prodotti, questo qua che è un gel che strucca, idrata, insomma, deterge, fa varie cose tutte insieme. Qui invece abbiamo un esfoliante, quindi praticamente uno scrub, che in realtà è molto buono. E poi c'è questo contorno occhi della Shein, che non penso di ricomprare. Ho una pelle particolare che è molto tendente al grasso, quindi devo sempre fare attenzione ai prodotti che utilizzo. Comunque mi inizio a preparare perché dobbiamo uscire. Allora, crema applicata, adesso mi vado a truccare. Non so se vi ricordate, tempo fa avevo fatto un fioretto, diciamo, dove appunto dicevo: ah no, inizierò a lavare i pennelli una volta a settimana. Ecco, l'ho fatto per un periodo, però questo periodo è stato veramente, veramente breve, lo ammetto. Però tra i buoni propositi del 2022, considerando che non ho una pelle stupenda, ma comunque abbastanza piena di imperfezioni, poi adesso sono anche nella mia settimana. Quindi è particolarmente messa male, e anche se la sto curando con comunque dei prodotti buoni, perché poi la Yves Rocher è molto buona, però devo stare più attenta anche ai pennelli del make-up perché sono molto molto importanti per, insomma, per il benessere della pelle. Quindi penso che se oggi pomeriggio faccio in tempo, ritaglierò 5 minuti per lavare anche i pennelli. Applichiamo anche un po' di correttore perché ultimamente sto facendo le ore piccole, non perché io stia facendo troppissimo tardi con gli amici, ma in realtà anche se mi ritrovo magari a fare un pochino più tardi per quello, faccio tardi per altri motivi, come ad esempio, non so, mi metto lì, mi rilasso, mi vedo un cartone, un film su Netflix, un cartone su Disney Plus, sono in fissa con il mio album da colorare, quello antistress. Alla fine, quando inizio un disegno, non vado a dormire finché non lo finisco, è allucinante. Anche se mi addormento mentre lo sto facendo, se mi sveglio e vedo che non è completo, devo per forza finirlo prima di andare a dormire. Lo so, sono un po' matta per questo, però non lo so, forse sono quelle manie un po' da precisina che vengono fuori ogni tanto e che non riesco a mettere da parte. Di conseguenza ho delle occhiaie non indifferenti. Ultimamente mi sono resa conto che stavo facendo dei video abbastanza brevi, cioè in realtà non sono brevi, credo sia il tempo giusto, il tempo che mi do io di solito, ovvero 10 minuti, però sono convinta che questo vlog durerà sicuramente più di 10 minuti, quindi ve lo anticipo già. Ma tanto lo starete vedendo perché l'avrò già editato. E tra l'altro mi è stato anche chiesto su Instagram di fare dei video, dei vlog, insomma, un pochino più lunghi per intrattenere, per farvi compagnia di più. E io di questo sono un sacco contenta perché mi invitate a nozze, diciamo, perché mi diverto soprattutto sia a registrarli ma anche poi a editarli dopo al computer. Spesse volte mi ritrovo magari a tagliare dei pezzi che penso che magari non vi possano interessare, però alla fine se vi faccio compagnia, ben venga. Perché come io faccio compagnia a voi in questo momento, mentre registro, alla fine voi fate compagnia a me e soprattutto mi fate un sacco di compagnia anche molto spesso su Instagram quando parliamo in direct, in privato, quando mi fate
tante domande, insomma, io sono là che cerco sempre di rispondere e ultimamente mi sta dando un sacco di soddisfazione rispondere ai direct perché sto ricevendo tantissimi messaggi di donne, di ragazze come me, ma anche più grandi, che comunque mi dicono che grazie alla rubrica Diete Insieme sono dimagrite, cioè io tipo scioccata che mi dicono ah no perché incredibile, mi dai un sacco di ispirazione, sono riuscita a perdere peso grazie a tutti i tuoi trucchetti psicologici, grazie a tutte le tue idee, insomma la tua volontà nel caricare questa rubrica Diete Insieme mi stai aiutando tanto e questa è una cosa che mi fa un sacco piacere, che sicuramente mi motiva, no? Nel continuare a farlo soprattutto, perché spesse volte mi è capitato di pensare ma sto facendo la cosa giusta, è una cosa che comunque a loro piace, però ho riscontrato un sacco di commenti super positivi, di messaggi così super positivi in direct e questo niente, mi rende contenta, soddisfatta e soprattutto mi dà uno sprint allucinante per continuare e andare avanti con questa rubrica, ma in realtà proprio con i video in generale. Momento eyeliner, che è un momento che per me prima era molto delicato perché non ero capace a metterlo. Invece tantissime mi fanno ammazzare dalle risate su Instagram perché mi dicono io ancora non mi capacito di come riesci a mettere l'eyeliner, cosa che se me la dicevate tipo, non so, un paio di anni fa era per me assurdo perché veramente non ero capace. Invece adesso vado con la mia tecnica, se volete ve la ridico anche in questo video. Ho fatto un mega zoom che penso di non aver mai fatto nei miei video, però per farvi proprio vedere bene come applico l'eyeliner. Adesso di sicuro mi viene sempre bene, oggi mi verrà una schifezza. Sono certa di questa cosa. Allora, innanzitutto non applico il pennello in questo modo, tipo a matita a disegnare, ma lo vado a mettere così per orizzontale, lo vado proprio ad appoggiare. E poi lo vado un po' ad aggiustare dove ci sono le grinze. Però io lo vado sempre ad appoggiare così per orizzontale, cioè non è che lo passo, non è che io disegno la riga, si fa da sola con il pennellino. Dicevo, non è un problema anche se non viene proprio bello preciso. Possiamo sempre andare a ripassare, sempre così appoggiato per orizzontale. Però tanto poi andiamo a piegare, cioè a piegare, andiamo a mettere il mascara, quindi neanche si vede poi se ci sono qualche difettino. L'importante è fare bene la virgoletta qui finale. Non vado a mettere il rossetto tutti i giorni perché l'ho praticamente abolito, ragazzi, da quando ci sono le mascherine. Mi rimane tutto sulla mascherina, a meno che io faccia il procedimento, quello con la cipria, con il fazzolettino. Non mi va, sono sincera, ogni giorno non mi va di fare questa cosa. Quindi vado semplicemente ad applicare una matita che poi, vabbè, vi faccio vedere. Vado solo a tamponare un po'. Per diciamo levare l'eccesso e basta. Manca solamente il mascara e poi abbiamo finito, passo ai capelli. Per quanto riguarda i capelli invece ho deciso semplicemente di piastrarli, di farli lisci e basta con la mia GHD. Ultimamente stavo rivedendo dei video miei diciamo vecchi di un anno fa e che ero molto più bionda, a parte i capelli più lunghi. Infatti vi ho chiesto su Instagram, che spesso magari faccio questi sondaggi, insomma chiacchieriamo di solito anche sulle storie, se secondo voi stavo meglio bionda e non mi avete aiutato tanto perché praticamente alla metà mi dice stai meglio scura, cioè tipo adesso, diciamo adesso sono, sì dai, adesso sono più scura, sono più sul castano. Di base sono mora perché vabbè la base è la mia naturale e poi ci sono queste schiarature che non sono bionde, adesso con la luce diciamo anche della mattina sembrano più chiari, ma in realtà è un castano, castano. Mentre nei vecchi video ero più bionda, bionda miele. Però praticamente la metà mi ha detto stai meglio scura, la metà mi ha detto stai meglio bionda, quindi io sono da capa 12 e sono ancora super indecisa. Se mi volete aiutare anche qua, magari su YouTube, mi volete consigliare se secondo voi stavo meglio bionda o sto meglio adesso, magari vi metto qui sopra uno screenshot, qualcosa inerente al video per fare un paragone e per farvi capire a cosa mi riferisco. E voilà, capello e trucco pronto. Adesso non mi resta che andarmi a vestire, però prima metto a posto i trucchi, se no poi me lo dimentico e li lascio qua. Vediamo un po' che cosa vado a mettere oggi.
No, forse per la gonna non va bene perché sto andando comunque al mare, in spiaggia, poi se fa freddo, ragazze, mi congelo con le calze. Se poco poco tira vento in spiaggia al mare d'inverno, cioè è la fine, quindi preferisco mettere un qualcosa di più caldo e soprattutto anche di più comodo perché comunque voglio giocare con Tiago, cioè stare tranquilla comunque, che non, insomma, non preoccuparmi troppo se comunque mi andrò a sporcare. Infatti, quasi quasi, l'opzione più giusta è mettere una tuta, adesso che ci penso. Quindi metto una tuta con un maglioncino a dolce vita, così sto calda, magari sopra una felpa e il giubbotto. Allora, io sono pronta. Stavo pensando di mettere anche questo cappellino che ho preso da Primark, che mi piace tantissimo. L'ho regalato anche a una mia amica per Natale. Almeno, innanzitutto sto più calda. Sicuramente sarà super ventilato al mare, quindi innanzitutto, a parte che sto comoda, sto calda, non mi spettinerò ogni 2 secondi con i capelli al vento che vanno di qua e di là. E poi, tra l'altro, è anche super carino, mi piace un sacco. Come sta anche con questo giacchetto. Che dite? Eccomi qua, sono tornata, mi sono anche cambiata perché vuoi o non vuoi comunque con la sabbia ti sporchi, poi comunque ho corso, ho giocato, ho fatto cose, quindi mi sono cambiata, comunque adesso è il momento del pranzo, sto letteralmente morendo di fame. Allora, oggi ho chi cucina per me, oggi mi riposo, non cucino per pranzo, abbiamo già messo l'acqua per la pasta, cioè in realtà abbiamo già messo anche l'acqua, e sì, ciao, abbiamo già messo anche la pasta. Di qua c'è del guanciale per la carbonara, che io non mangerò, è per Matteo. Per me invece ho messo a fare un po' di funghi con acqua e vino e un po' di soffritto, quindi carote, sedano e cipolla. Perfetto. Aggiungere un po' di exquisa per fare una cremina con i funghi per la pasta. Guardate che vista, che tramonto, wow! Il tramonto mi ricorda che è il momento di fare merenda. È un pochino tardi, quindi non penso di prepararmi niente diciamo, di speciale, di particolare. Vediamo che cos'ho, però wow! Ogni pomeriggio rimango sempre con il fiato sospeso perché sembra un quadro. Cosa ci mangiamo per merenda? Ho preso l'altro giorno al Pewex questo mega pacco di pavesini che tra l'altro era in offerta da tantissimo che non li mangio. Penso da quando abitavo con i miei, perché loro ogni tanto li compravano e è una merenda comunque leggera, piuttosto che le solite barrette dietetiche, eccetera, eccetera. Un pacchettino di pavesini va benissimo, secondo me, come merendina alternativa anche da portare in giro quando magari vai di corsa. Vabbè, insomma, adesso mi mangio un pacchettino. È vero, avevo detto di pulire i pennelli, ma in realtà mi sono ricordata di dover fare una cosa molto più importante di quella, ovvero devo cuocere assolutamente tutte le verdure.
Allora, ho messo a bollire due pentole, intanto due perché la terza è troppo piccolina, quindi non va bene, non andrebbe comunque bene, ma tanto faccio 6 a 2 alla volta. E, allora, io ho acquistato spinaci, verza, mix di verdure, dei fagiolini che mi avete detto che non sono di stagione, però li ho presi comunque perché avevo voglia, li ho visti lì, erano belli, diciamo, al supermercato e li ho presi comunque a prescindere dalla stagione. Sto preparando la cena, adesso vi faccio vedere che cosa ho fatto fino adesso. Forse ho fatto una cosa molto più utile che diciamo di pulire i pennelli, anche se quella è utilissima, però vi giuro che forse mi sono sistemata tutta la settimana, poi vi faccio vedere. Non ho messo olio, non ho messo assolutamente nulla. Allora, ho pensato, ho avuto questa idea, ovvero di preparare delle verdure, di congelarle. Diciamo che mi è sfuggita un po' la situazione di mano e ho fatto tutte queste verdure, vi faccio vedere. Queste sono tutte le verdure che avevo nel frigo, giusto qualche carota ho lasciato e una melanzana. Praticamente ho fatto una melanzana intera a cubetti, 4-5 carote a rondelle, due zucchine giganti a rondelle, anche queste perché mi piace farle nella friggitrice ad aria. Poi mix di verdure che farò stasera, infatti non l'ho messo in un contenitore, neanche in una bustina, queste qua di Ikea. Qui abbiamo spinaci e qualche patata. In realtà le patate non le metto mai insieme ai spinaci, però siccome ho preparato qui, non so se si intravedono i fagiolini, di qua invece abbiamo la verza e quindi niente, praticamente ho tutte le verdure per quasi tutta la settimana. Andiamo a condire il macinato, adesso vi faccio vedere. Ho preso un bicchierino da caffè, andiamo a condire tutto a crudo, saranno circa 3 cucchiai, considerate che il macinato è per 2, e mettiamo del succo di limone. Lì è cascato un po' di mix di verdura perché ho usato la stessa cucchiarella. Allora, cena pronta, vi faccio vedere. Macinato, quindi con olio e limone. Poi qui abbiamo il mix di verdure, non so perché questa macchinetta non mette più a fuoco, ragazzi, tanto la devo cambiare. E infine del pane bruschettato. Buon appetito! Eccomi qua, amica. Allora, ho appena finito di fare la cucina, non mi sono ripresa perché comunque abbiamo fatto recentemente un video di pulizia della cucina, quindi non mi andava di ripetermi. Alla fine mi dispiace non aver pulito i pennelli, lo rimanderò a domani, vediamo se riesco a fare un vlog magari anche domani, così lo facciamo insieme. Però sono molto soddisfatta perché appunto ho preparato tutte quelle verdure e quindi diciamo che mi sono portata molto molto avanti per quanto riguarda il piano, diciamo, della settimana. In questo modo, quando sono occupata, quando vado in palestra, di mezzo di tantissimo i tempi praticamente, perché torno a casa e ho già la verdura, magari poi la tiro fuori prima dal freezer, qualcosa metterò in frigo, vediamo, come ad esempio le carote, le zucchine, quelle si mantengono per tanto, posso tenerle anche in frigo, mentre ad esempio la verza e i spinaci li metterò invece nel congelatore, almeno sto più tranquilla. Comunque adesso mi metto un'oretta al PC a editare questo video, almeno riesco a farlo uscire spero lunedì o al massimo martedì. E niente, diciamo che la stanchezza un po' sta arrivando, però vabbè, comunque adesso penso ci metteremo a vedere un film, accendo una candela, cioè prima mi metto all'editing così mi porto un pochino avanti, poi domani intanto inizio a montare un po' di video, poi al massimo domani lo finirò. Comunque mi raccomando ragazzi, io vi aspetto qui sotto nei commenti. A proposito, adesso mi metto anche con l'iPad e rispondo a tutti i commenti degli ultimi video, che io ovviamente ho già letto, li ho già letti tutti, solo che purtroppo a volte mi manca un pochino il tempo materiale di poter rispondere, però è una cosa a cui ci tengo tanto, il vostro parere. Infatti quando vi chiedo di lasciare un commento è perché veramente io poi li vado a leggere, li leggo tutti, non me ne perdo uno. Se secondo voi devo farmi più bionda, quindi come la foto che vi ho fatto vedere, vi aspetto di sapere un vostro parere, perché veramente sono nelle vostre mani, io non so che fare, sono troppo indecisa. Io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato il video, per essere arrivati comunque fino a qua,
perché questo vlog penso sia durato un bel po'. Infatti sono curiosa anche di sapere se comunque questi vlog più lunghetti vi piacciono. Io come al solito a fine video vi faccio tipo il quiz. Allora, vi piace questo? Vi piace questo? Perché a me comunque interessa sapere che cosa vi piace e che cosa vorreste vedere nei miei video. E come mi diverto e mi piace a me creare, penso che dall'altra parte c'è anche il piacere nel vedere. Quindi se avete piacere di vedere qualcosa in particolare, mi raccomando, non esitate, fatemelo sapere sia qui oppure anche su Instagram. E niente ragazzi, allora iscrivetevi anche al canale se ancora non siete iscritti e non fate parte della community, o mai. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Buonanotte.